Ciao Megan, dove siamo? Da Forever 21. La prima volta di Megan da Forever 21, perché abbiamo scoperto, siamo entrati da Macy's pensando che fosse solo Macy's, in realtà c'è un centro commerciale immenso che non avevamo idea. Scopriamo sempre cose nuove. Ma sono lunghi questi pantaloni? Sì, sì, però sono un po' a zampa. E ho detto a Megan, no Megan, c'è Forever 21, dobbiamo entrare subito, perché io amavo Forever 21 quando ero più piccola e Megan non c'era mai stata, non lo conosceva, e quindi ho detto entriamo, vediamo di qua, vieni, guarda che carina quella anche. E in realtà siamo stati già in altri due negozi, ma avevo Leone che stava impazzendo perché voleva andare sulla scala mobile, e quindi niente, ora ecco il babbo fuori, noi ci facciamo un giro veloce qua. Ah guarda, c'è lo sconto del 50, forse perché è Labor Day. Lì, blowout sale. Vediamo un po', ladies. Carino, però Forever 21, lo conoscevate? Penso di sì. Ladies, siamo da Primark, che sta per chiudere, qui chiude prestissimo, perché Megan voleva prendere un paio di jeans da Forever 21, non abbiamo trovato niente, ma dice che le stanno tutti male. Vi volevo far vedere come le stanno, perché secondo me le stanno bene, ma dice di no. Io le stanno male, quindi non ve li vuole far vedere. E niente, io ho preso l'acquisto dell'anno, perché so che userò tutto l'anno, gli stivali, quelli tipo UGG, sia neri che camel. E quelli io li abbino su tutti, perché io amo le scarpe che si infilano veloce senza lacci, e quindi li uso proprio anche per uscire velocemente fuori eccetera. Poi sono caldi caldi col freddo che farà a New York quest'inverno, non lo so immaginare. E poi stiamo prendendo altre cosine, adesso andiamo a pagare, così poi a casa vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso. Ladies, siamo appena tornati a casa e c'è una pizza che ci aspetta, perché abbiamo trovato un posto che fa una pizza molto buona, ma soprattutto molto molto simile a quella napoletana vera. Ora ve la facciamo vedere. Ladies, ed eccola qua. Via, mo ditemi voi se non sembra quella napoletana. Anche il sapore è molto molto buono, quindi approvata. Ladies, buongiorno. Primo giorno di scuola check. Noi stiamo andando a scuola. Sei emozionata, Megan? Sì, ho paura. No, che paura, sarai bravissima. Andiamo. Ladies, stiamo andando a scuola. Ci mancano, e qui la scuola sta in mezzo a delle case bellissime, tra le altre cose. Sì, sì, manca veramente poco. Megan, allora c'è un traffico esagerato. Ladies, noi siamo un po' in anticipo, però c'è traffico. Poi Megan ci devi raccontare tutto, sì, perché qua siamo tutte emozionate, vorremmo andare tutte a scuola in America, anch'io voglio venire. Paura. Ma che paura, è bello, dai. Megan, ladies, si è portata lo zaino strapieno di roba. Tutta la roba che hanno preso. Tutta la roba che abbiamo comprato. E invece sono i ragazzini qua con gli zaini vuoti. Però vabbè, lei ha portato tutto poi. Ma che fai? Non pulire quella maglia, dai. Ladies, guardate, fuori scuola hanno messo tutti i palloncini con un'addetta che vi dà le informazioni. Ok, ladies, sono fuori scuola, l'ho appena lasciata. È un'emozione grande, devo dire. E c'è anche la mascotte, dopo vi metto qualche immagine, c'è la mascotte della scuola. Buon inizio scuola a tutti i ragazzi e a tutti i genitori anche. Che riguarda il drop off e il pick up che devo imparare. Saliamo in macchina. Ladies, dopo aver accompagnato Megan a scuola, sono a casa, bottiglione di latte enorme americano, sto facendo i pancake, faccio colazione anch'io. Pancakes in the making, ladies, classica mattina americana proprio. Ladies, sono venuta a prendere Megan a scuola, ho parcheggiato lontanissimo perché noi dovremmo fare il drop off, cioè che la prendo fuori scuola, ma visto che sono i primi giorni preferisco insomma capire bene come funziona, e quindi mo mi devo fare un po' di strada a piedi, poco male, sto tra delle bellissime case, guardate qua, sì, mi sa che devo girare di qua, andiamo di qua. Eccomi, ladies, allora praticamente sono andata nell'area dove stanno tutti i bus che stanno aspettando per poter andare a prendere i bambini, e lì ho trovato un parcheggio, perché veramente, cioè, la scuola è in una zona super residenziale, ma parcheggi non ce ne sono, quindi ci dobbiamo organizzare con il pick up e il drop off, nel senso che la lascio fuori scuola e la riprendo fuori scuola. Stamattina mi hanno dato una regola da leggere, devo capire come funziona e sicuramente farò così,
perché è più semplice, altrimenti qui, cioè, anche se vieni mezz'ora prima trovi parcheggio, poi ci sono un sacco di regole, un sacco di posti non si può parcheggiare, poi cioè, ci sono i vialetti, veramente un casino. Ladies, guardate dove ho parcheggiato. Ladies, oggi siamo in un supermercato che vende tutta roba italiana, siamo appena entrati e mi trovo questo, Amuchina, Chantecler, Sole, Lisiofor, Fileda, c'è di tutto, sono contentissima, non oso immaginare cosa ci sia dentro. Adesso prenderò subito questa mucchina perché è senza risciacquo e mi serviva, perché ho portato dall'Italia questa, però ho bisogno anche di questa. Ho trovato una cosa che sto cercando da due giorni in America che non trovavo, che sono le pezze, le disvellava per terra perché c'ho il mocio, ma mi servono gli stracci così. Finalmente le ho trovate, non ci posso credere. Ladies, praticamente sono appena atterrata in Italia, cioè qui è tutto italiano, c'è il tonno, tutto italiano, poi vabbè, tagliatelle. Non parliamo delle tagliatelle, cioè ci sono le nostre adorate tagliatelle emiliane Barilla a $4.99, carissime, e vabbè c'è la pasta garofalo, cioè veramente è tutto italiano, tutto, cioè guardate, cirio, i pisellini, i cannellini, per amore, c'è Tibullio, c'è Sacla, c'è, oh Megan, i miei fagioli, questi sono i fagioli che uso io buone. Per fare pasta e fagioli, ladies. E poi c'è, fammi vedere, il tonno tutto, rio mare, calippo, mare aperto, ci sta di tutto, di là ci sono anche le passate, ovviamente costa tutto tantissimo, non ve lo dico neanche, vediamo un po' di passate, vediamo se c'è la San Marzano, a parte che a casa un po' ce l'ho ancora, di San Marzano. Ah, ci sta pomi pure, guarda. Ma gli chiedi se c'ha l'estate alla pesca. Megan vuole l'estate alla pesca perché ha durato solo al limone. Ah, guarda, c'ha pure la farina Caputo. C'ha la farina Caputo che la possiamo usare per farci la pizza noi a casa. Il sale, questo è quello che vendono da mia mamma a Napoli, questo sale qua. E poi fammi vedere. No, la Nutella, fammi resia italiana. Megan, vedi se è di vetro il barattolo? Ragazze, pregate. Sì. È di vetro? Sì. No, che spettacolo, Lezzi. Lo sapete, allora oggi ho finito i miei 3 kg di Nutella americana. Abbiamo mangiato la famiglia, eh. Praticamente ho detto a Gabri, andiamo in questo supermercato. Ma comunque, dicevo, ho detto a Gabriele, se non trovo la Nutella in vetro, io, ladies, non la mangio più, perché non mi piace quella americana, non mi piace proprio amara. E guardate che ho trovato, il semolino. Gli ultimi giorni io ho provato a prendere uno che ha preso da Target, ma non mi piace. E quindi invece qui ce l'hanno, quello di Mellin, quindi lo prendiamo. Dopodiché qui c'è De Cecco. Babbo dov'è? Di là a prendere la verdura. Gli deve dire di venire subito. De Cecco. E poi c'è il reparto biscotti che è uno spettacolo. Abbracci, Baioc, Darallucci, ci stanno tutti. No, che bello. Gli abbracci. Guarda, ci stanno anche il Gran Turchese. Balocco. Quanti gli piacciono a Babbo? Maro, Megan. Le fette biscottate. Questo ripieno di quello che mi piace a me. Bellissimo, voi l'avete mai visti i tortellini di Barilla? Io no. Cheese e spinaci. $7. Anche 3 cheese. Si vede, sono cose che fanno solo all'estero. Questa è tipo già pronta, fully cooked. E in 60 secondi. Ha dato la manina a un signore. Ah sì? Ah, pensavo fosse. Babbo, e amo, c'ha pure la pastina. No, ladies, io sto impazzendo, veramente. Voi venga a vivere qua dentro, non potete capire, non potete capire. Ho trovato una cosa che non hanno in mezzo a tutti questi biscotti, che sono i pan di stelle. Ci sono anche tutti lo hacker, due pacchi di abbracci piccolini, $7, però non c'è pan di stelle. Ah, c'è anche il caffè Kimbo, cioè, ladies, siamo in Italia. Ristora, il cioccolato, l'orzo, bruschettini, bauli. Arrivo, sì sì, c'è sette cose praticamente. È uno spettacolo, Lavazza, Gabriele, eccolo qua. Super italiano, Gabriele. Questo invece è americano, va bene. Ladies, oggi è un giorno da ricordare. Ho trovato il succo alla pera in America, ovviamente italiano. Allora, ci sono sia le bottigline, c'è anche il Santal, ma vediamo quale costa meno. Il Santal viene $3.99 e yoga viene $3.49. Che bello! Quale prendiamo? Yoga? Yoga. Che spettacolo, sono troppo felice. Ladies, appena rientrati a casa da questo stupendo supermercato, Gabriele dietro, però aveva anche il reparto con le cose americane, ovviamente aveva preso cose italiane. Vi faccio vedere tutto quello che abbiamo preso, sono troppo felice perché ho comprato una cosa
che desideravo tantissimo. Allora, due cose. Gabri ha preso, senza mia autorizzazione, i Fonzi, $5 di Fonzi. Gabri, ma non sono i vari sacchetti? Cioè, facciamo una detta come si mangiano patatine americane. Vi voglio dire anche i prezzi. Perché pensavo le Fonzi fossero americane. Perché le Fonzi da dove viene, scusa? No, ma il brand è italiano. No, Fonzi da dove viene? Sì, vabbè, che c'entra il nome? A parte, fammi vedere. Secondo me li fa la Nestlé, no? Mondelez Italia. Vabbè. Comunque, Megan invece ha voluto prendere i cornetti Bauli. Questi anche sono venuti sui $5. Comunque ho tutto lo scontrino sul telefono. Poi Gabri ha pensato bene di prendere il sedano per fare il brodo al leone. Ah, ecco cos'erano questi mini le zucchine piccoline. Le zucchine. Questo che mi serve tantissimo, che è la mochina senza igienizzante, senza risciacquo, che va bene anche a contatto con gli alimenti. Poi, ladies, ancora abbiamo preso la ciabatta, finalmente un pane con solo 3 ingredienti, e qui non è semplice da trovare solo con farina e acqua e lievito, perché di solito la lista è lunga, e questo invece era super. C'era anche il pane di Altamura, però non l'abbiamo preso. Una delle cose che desidero da quando sono arrivata in America e che non trovo da nessuna parte, nonostante i 3 miliardi di supermercati che abbiamo visitato, è il succo di frutta alla pera. Ovviamente l'ho trovato italiano, c'era anche la bottiglia grande, costava pure meno, però ho preferito prendere comunque le bottigline piccole, così ogni mattina ne posso usare una, e soprattutto Gabriele non me lo può finire, perché altrimenti lo usa come acqua. Sai che cosa ho inventato? Succo d'arancia e club soda che ho comprato qua. Sì? Sì. Com'è, buono? Era un po' scassata la soda, però è buono. Ci vorrebbe un goccio di vodka. Gabriele prossimamente diventerà barman. Andando avanti, ho trovato il semolino Mellin. Io preferisco quello coppa, però va benissimo anche il Mellin. Due confezioni, $5. Felicissima, perché l'altro che ho preso da Target, l'edizione. Non è cosa, ma soprattutto perché sta direttamente nella scatola, non mi piace, secondo me non è neanche igienico. Gabri ha preso la Zueg mega marmellatona gigante, la pasticcera di ciliegie, questa è buonissima. Poi Megan è rimasta malissimo perché voleva l'estate alla pesca, e invece avevano l'estate, che è difficilissimo da trovare in America, però ce l'avevano solo al limone. Gabri ha preso San Benedetto alla pesca. Ho detto Megan, vabbè, dopo l'assaggio. Un'altra cosa, quindi quattro cose, mi ha reso super felice, erano le pezze per lavare il pavimento, le di sì, stracci, perché li ho cercati dal Dollar Tree, dall'Hotless, al supermercato vicino casa, da Costco, niente, non c'erano, solo i Mocio. E invece questi sono gli stracci proprio per lavare il pavimento classici che volevo. La cosa che mi ha reso più felice al mondo è lei, il mio grande ed unico amore, la Nutella italiana in vetro. Infatti questa è fatta, vediamo, non è made in USA, no, questa è fatta Alba. Se vuoi ti canto la canzone, amore, respiri piano per non far rumore. Sì, lei, siamo a questi livelli. Ma io non bevo caffè, non fumo, non bevo alcolici. Questo è il mio unico, che poi mangio solo la mattina a colazione, tra le altre cose, mi dà tanta energia. E sì, $13, $12.99 per 600 grammi, cioè una rapina a mano armata praticamente, ma va bene così, non c'è problema. Infatti questa non la farò mangiare più a nessuno in casa, 3 kg se li sono finiti tutti. Questi che sono 600 grammi, miei e basta. Megan ha voluto prendere i mac and cheese di SpongeBob, perché praticamente c'è la pasta con la formina di SpongeBob, che l'ho fatta prendere. Gabriele ha pensato bene di spendere $7 di cipolle. Io veramente, Ladies, non lo so, aiutate. Sì, $7, sempre assaggio. Cioè, potevi prendere 2 cipolle e basta. No, 10 cipolle. Poi le pesche. Non so queste quanto costano, ma sono molto piccoline, veramente piccolissime. E poi una mega confezione di bottigliette d'acqua, le Poland Spring, quelle che prendiamo noi grandi. Tutta questa spesa è venuta $78, tasse incluse, senza le tasse viene tipo 74. Che ne pensate? Io sono molto felice, soprattutto sono felice di aver trovato un posto dove comunque posso trovare un po' di sapori di casa e un po' di prodotti.
che magari mi possono servire. Anche a livello di detersivo c'era tantissimo, anche detergenti, anche per il bucato, i biscotti per esempio. Non ho preso gli abbracci, due confezioni piccole, $7. Ho sbagliato a non prenderli perché speravo di trovare pan di stelle e avrei dovuto prenderli, ma va bene così, tanto sicuramente ci torneremo perché non è lontanissimo da casa, saranno 4-5 miglia, che comunque sono 20 minuti, 4-5 miglia, ma ripeto, va bene. Niente, ora preparo il per pranzo mangiamo il ragù e con la carne congelata, finalmente si è scongelato il pezzone grande, e con le tagliatelle che tra le altre cose vi ho fatto vedere vendono anche lì, ma costavano tantissimo, quindi finiamo queste e poi magari andiamo a prendere, perché magari prendi, lei ama le tagliatelle di Barilla. Va bene, io e il mio unico amore per sempre insieme, innamorati, vi salutiamo, ci aggiorniamo dopo.